Minosse, siamo in forte ritardo e a breve aspettiamo risposte da Enel, lo afferma il presidente di Minosse, la società che si occupa dello scarico del carbone necessario per alimentare la centrale di Torre Valdaliga Nord, Maurizio Iacomelli. Cronaca, tre persone, due dei quali di Civitavecchia, nei guai per il furto di un motorino di un rider che opera in città. I carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal tribunale che dispone misure cautelari nei confronti di tre persone gravemente indiziate del reato di rapina in concorso, avvenuta il 3 maggio scorso ai danni di un 32enne colombiano. Furto, rapina impropria, aggravata resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Con queste accuse due cittadini peruviani sono stati arrestati dalla polizia. Poco prima i due uomini avevano consumato dei furti all'interno di alcuni negozi di abbigliamento del centro cittadino. Impiantistica, la ANC Civitavecchia potrà gestire il Palagalli fino al 15 settembre 2028, lo ha scritto in una delibera la giunta comunale, che ha preso la decisione nel corso di una riunione alla quale erano presenti il sindaco tedesco, il suo vice Magliani e tutti gli assessori. Ginnastica, l'impresa della S-Gin campione d'Italia sta ancora facendo rumore. La squadra femminile di Camilla Ugolini e Marco Massara ha tolto lo scudetto del petto della Brixia, non solo grazie all'eleganza di Manila Esposito, ma anche al contributo di tutte le ginnaste e di tutti i collaboratori.